Eccoci a questo secondo appuntamento di a tu per tu con David Faltoni al Caffè dei Costanti in Piazza San Francesco. Greta Settimelli. Abbiamo scelto insomma questa location e la ringraziamo ovviamente della sua ospitalità. Perché? Perché insomma la nostra trasmissione, come abbiamo detto già nella prima puntata, deve essere davvero uno stimolo, no? alla discussione, alle tante cose che oggi nella nostra società al confronto. Insomma, un punto di vista assolutamente, sicuramente equo, quello ne siamo certi, ma che dà anche un po', come dire, un pizzico appunto all'intelletto. Allora, seconda puntata, un altro argomento bello tosto, David, perché parliamo di parliamo dell'immigrazione, quindi questo fenomeno che è continuo, perché oramai non è certo né un fenomeno straordinario né un fenomeno stagionale, quindi l'immigrazione, diciamo, in questo periodo si assiste ai cosiddetti sbarchi tramite gommoni, quindi questo metodo di raggiungere il nostro paese è drammatico, perché sappiamo che quanti morti, insomma, si parla oramai dello stretto di Messina come un vero e proprio cimitero. E quindi vogliamo affrontare questa questione che ci riguarda e ci tocca a tutti, perché queste persone, che siano migranti economici, che siano migranti richiedenti asilo politico, eccetera, comunque nell'attesa che venga stabilito il loro status, vivono nelle nostre città, vivono insieme a noi e, diciamo, con qualche difficoltà, con qualche problema. Quindi oggi cerchiamo un attimino di entrare dentro le problematiche, ma io direi anche le opportunità che questo flusso può dare al nostro paese. Basti pensare alla denatalità, all'esigenza quindi anche di garantire un futuro all'Italia, che altrimenti non ce l'ha. Un paese senza immigrazione è un paese senza futuro. Intanto io dichiaro la mia posizione, non disquisiremo se migranti sì, migranti no. Migranti sì, cioè nel senso che comunque se ci sono ovviamente delle popolazioni in difficoltà vanno aiutate. Questo credo che almeno io non ho proprio assolutamente dubbi. Ovviamente è il come, no, che fa la differenza. Certo, la mia posizione è identica. Migranti, prima di tutto non credo che possiamo né dire né sì né no, perché dobbiamo prendere atto che un paese come il nostro, che è di fatto un'isola in mezzo al mare, quindi non può fare le barriere, non può fare i muri, non può fare nulla. Quando la gente sbarca con le navi, le dobbiamo accogliere. Quindi noi l'immigrazione non possiamo fermarla come viene affermata a volte da qualche nostro politico, tipo bloccarli in mare o cose di questo tipo, perché alcune nazioni che tirano su i muri, perché i muri sono crollati, lasciamoli crollare. Crollare, no. Allora, io direi di iniziare intanto a fare questa precisazione, che si tende a dire spesso che esistono due tipi di migranti, quindi i migranti richiedenti asilo politico, aventi diritto all'asilo politico, e i migranti economici. Perché? Quindi quale sarebbe la differenza? Che i primi in teoria hanno diritto all'asilo, quindi dobbiamo accoglierli, ci sono le norme di diritto internazionale che oltretutto ci obbligano, ma anche il buonsenso e la civiltà ci porta a sostenere che queste persone dobbiamo accoglierle e aiutarle. Gli altri si sostiene che dovremmo respingerli, quindi dovrebbero essere rimpatriati, ma evidentemente sia per il numero che sono, sia per le difficoltà comunque a fare una distinzione, perché io obiettivamente questi metodi che vengono così stabiliti a tavolino, di dire che chiaramente chi esce dalla Siria si accoglie, perché la Siria oramai viene considerato un paese in guerra, evidentemente è un quindi i siriani hanno diritto all'asilo politico, ma ci sono tutta un'altra serie di realtà che spesso, anche se non hanno una vera e propria guerra civile come può avere la Siria, ma hanno situazioni di difficoltà altrettanto gravi. E in più non ci dobbiamo dimenticare che in questi paesi
non sono riconosciuti, io direi, in nessuno di questi paesi che va dal Nord Africa, che si, tutta questa fascia che si spinge, arriva alla Turchia, arriva all'Afghanistan, non c'è un paese in cui fondamentalmente c'è la democrazia, dove sono riconosciuti i diritti civili. Quindi io credo che, e tantomeno nel resto dell'Africa, quindi quando spesso queste persone anche scappano proprio perché nel loro paese non sono riconosciuti i diritti civili minimi, va bene, come si fa a stabilire se sono venuti, se sono usciti per questioni di natura economica, per questioni di natura civile? Io credo che dobbiamo metterci l'anima in pace e accettare queste persone, cercare di integrarle, eventualmente trovare delle soluzioni affinché queste persone non debbano emigrare, non debbano scappare e non creino questo afflusso che effettivamente magari siamo anche noi, il nostro paese, con la crisi, certo, che attraversa, in difficoltà a gestire. Allora, io intanto, se tu sei d'accordo, mi vedrei un servizio, tra l'altro, con l'assessore alle politiche sociali del comune di Subiano, perché insomma di recente proprio in quel comune c'è stata una accesa riunione proprio su questa questione, perché poi ovviamente si parla di accoglienza diffusa, ma insomma poi il fatto che sia così effettivamente è un pochino più difficile. Nel frattempo, Davide, io mi farei portare un caffè da Marco Grotti, che ne pensi? Volentieri. Vediamoci il servizio, noi intanto beviamo un bel caffè. Questione migranti, una questione che riguarda anche il comune di Subiano. Intanto, come è vissuta dalla popolazione? Lei che insomma ha la delega ai servizi sociali. Io ho il polso della situazione anche, è sentita molto, sono molto preoccupati, prima di tutto perché questi arrivi arrivano dal giorno alla notte, non è improvvisato anche l'arrivo, e le comunicazioni anche da parte della prefettura non è che giungono con qualche giorno d'anticipo, arrivano proprio nell'imminenza del trasferimento dei migranti, che vengono trasferiti durante la notte. La popolazione è molto preoccupata perché i problemi di sicurezza naturalmente arriveranno, soprattutto se non si sa bene qual è il numero definitivo dei migranti che verranno poi assegnati al comune di Subiano. Quindi la preoccupazione dell'assessore e anche dell'amministrazione comunale è di sapere qual è innanzitutto il numero definitivo dei migranti, proprio per poter anche preparare la popolazione e comunque tranquillizzarla che non arriveranno, che sarà comunque una percentuale proporzionata al numero degli abitanti. A Subiano noi abbiamo un'esperienza e c'è già una convenzione in atto con i migranti per fargli fare dei lavori di volontariato e coinvolgerli in attività per il decoro urbano. E con l'associazione Oxfam e l'Auser abbiamo instaurato di buonissimi rapporti e via via comunque c'è uno scambio di informazioni e un controllo anche relativamente agli impegni che questi migranti hanno sul nostro territorio. Quello che ho paura, aumentando il numero dei migranti e delle cooperative che le gestiscono, è di poter anche un po' perdere il polso della situazione e quindi anche non avere più sotto controllo la gestione. Questo nella tutela sia della collettività, ma anche naturalmente alla tutela dei singoli migranti che sono ospitati nel nostro territorio, perché naturalmente hanno diritto a un'accoglienza, ma sia una vera accoglienza, non prenderli, collocarli in strutture e poi lasciarli lì, non seguirli, non impegnarli in attività, non insegnarli la nostra lingua, le nostre regole, il rispetto per la figura femminile che è di fondamentale importanza, perché come sappiamo si tratta di persone che provengono da paesi che hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Ci sono più di 20 migranti nel vostro territorio, il numero limite però per il comune di Subiano qual è? Da informazioni assunte dalla viceprefetto di Arezzo ne dovrebbero arrivare a Subiano 31, il numero massimo, fatti salve però diverse indicazioni da parte del Ministero dell'Interno. Allora, abbiamo sentito appunto dall'esempio di Subiano, ma è un comune che, se vogliamo, anche dal punto di vista proprio della popolazione, appunto si può portare ad esempio, perché insomma gli altri comuni, salvo quelli ovviamente più grandi, comunque vivono problematiche simili, no? Cioè, certo, ovviamente è tutto un rapporto tra popolazione e migranti che vengono, no, poi, che vengono accolti. Poi vorrei sottolineare proprio questo aspetto.
per me drammatico di questa normativa che impedisce a questi migranti in attesa di identificazione del loro status, mettiamola così, che non è una questione di tre giorni, qui c'è qualcuno, sono mesi e anni, e quindi sono in una specie di limbo perché non hanno il permesso di soggiorno, non possono lavorare. Quindi queste persone le dobbiamo ospitare, le dobbiamo, diciamo, contenere, che è un costo, certo. E non le possiamo far lavorare, non possono lavorare. Quindi anche molto spesso i contributi, anche parlando con loro, quindi quando li incontriamo, quando tutti lo dicono, ma perché non ci fate lavorare? Fateci lavorare, ma io credo che sarebbe anche questo malumore che provocano, il malumore che provocano nella società, vederli a gruppi tutto sì, il giorno a bighellonare. Sì, anche solo l'immagine che danno, no? Nel senso, ovviamente, ma sì, basta andare loro a Colle del Pionte. Sì, scrucciano di questo, insomma, perché... Quindi in paesi ancora più piccoli, come può essere Subiano, quindi poi... A suo tempo fu Badia Pratalia, no? Non certo, so se ti ricordi. Ma poi non parlano la nostra lingua, nessuno si preoccupa di insegnargliela. E stanno in gruppo, non hanno disponibilità economiche, quindi magari vanno a mendicare, e creano disagio, disagio. Quindi io credo che dovremmo smetterla anche qui con questa finzione e facciamoli lavorare, cioè diamogli il permesso di soggiorno temporaneo, che possano lavorare, si possano guadagnare da vivere decentemente. Poi creiamo anche le condizioni. La Germania, se non sbaglio, li sta utilizzando proprio come risorsa. Certo, perché poi si parla di Unione Europea, Davide, ma cioè noi siamo veramente il fanalino di coda di questa no, Unione Europea. No, ma guarda. Perché non siamo minimamente allineati, insomma, no, ma, quelli che sono. Greta, io credo che anche con ora dico una cosa anche abbastanza forte, con il contributo che viene messo a disposizione, con quei 30 euro, 35 euro giornalieri, potremmo anche immaginare che potremmo retribuirli per rimettere a posto i nostri fossi nelle certo. nostre colline, potremmo utilizzarli nell'agricoltura, potremmo utilizzarli. Quindi, ma non è che cavano il lavoro agli italiani, non è che provocherebbero danni. Bene, ho detto chiaramente, si usa quella somma, però li facciamo lavorare, gli insegniamo la lingua, li inseriamo e per quanto li possiamo inserire, e poi li facciamo lavorare. È inutile continuare a fingere, perché poi poi quelle parti politiche che ne fanno anche una questione di principio, che questi devono essere rimpatriati, ma anche se non è possibile, prendiamone atto e non ci prendiamo in giro. No, insomma, il populismo è veramente facilissimo scadere appunto nel populismo. Non a caso all'inizio della trasmissione io mi sono permessa di dire migranti sì, migranti no, proprio per brutalizzare il tema, ma volutamente, perché insomma non si può dire migranti no, non lo possiamo fare. Ma non si può dire perché sono qui e non possiamo chiudere la porta per fargli entrare. No, e fa quindi... male al cuore, ti dico, sentire anche gli stessi aretini. No, ma poi non Greta, posso nascondere. Dire una cosa, cioè anche nel 2015 si sta parlando, sembra, di 100-110 mila persone, ma di che si parla? Cioè un popolo di 60 milioni che ha visto ridursi la popolazione di quasi 70 mila unità in un anno, ok? Ha assorbito ha problemi a assorbire 115 mila persone, ma di che si parla? Ma cioè veramente questa strumentalizzazione che ne fa la politica anche proprio per generare paura è una cosa da respingere e da rifiutare integralmente, perché non è assolutamente vero che per aiutare e per assistere extracomunitari vengono abbandonati gli italiani, parliamoci chiari. Poi ricordiamo che sono soldi dell'Unione Europea. Sono soldi dell'Unione Europea. Sì, è vero, dice, sono comunque i nostri, va bene, però... E soprattutto anche queste somme che vengono messe a disposizione per l'accoglienza di questi ragazzi, non è che vengono date a loro. No. Ci sono delle strutture di volontariato, quindi spesso legate ad organizzazioni nazionali, vedi la Caritas, vedi Arci, Acli, certo, sì, e sì. via dicendo. Oxfam, insomma, certo. Sì, sono tante le realtà. E poi molti oggi ci vedono il business e anche strutture private, quindi che si gettano in questa avventura. Ma ricordiamoci che
Anche questo è un aspetto da valutare con molta attenzione, perché quando si vuol fare impresa sull'accoglienza a me mi fa veramente venire i brividi, perché non credo che sia possibile immaginare che si possa fare impresa, quindi profitto, sull'accoglienza di questi disgraziati. D'altra parte sono le regole, no, che falsano un po' la realtà, cioè che falsano, che la rendono tale, no? Quindi certo, comunque cambiamo, se possibile, cambiamo le regole. Allora, noi quando a suo tempo appunto c'erano questi primi arrivi, abbiamo proprio ascoltato la loro voce. Io te la farei risentire, perché ci raccontano ovviamente il loro viaggio della speranza, perché tale è. E poi, insomma, abbiamo cercato anche di capire questo modello di accoglienza diffusa, quando funziona, come funziona. E quindi diamo questo piccolo spunto di riflessione. Arrivano nel nostro paese con un bagaglio personale fatto di miseria e speranza. Qui trovano un tetto sulla testa, assistenza sanitaria legale, ma la cosa più difficile è fargli capire che poi dovranno camminare da soli. È questo ciò che gli operatori di Oxfam ad Arezzo vivono ogni giorno a contatto con i profughi arrivati nella nostra città. Ne abbiamo incontrati in due appartamenti del centro di Arezzo. Io sono Yuka Salla, dal vengo Gambia, sì, 21 anni. Sì. How was your trip to come in Italy? Yeah, it was a really hard journey to be in Italy, yeah. È stato molto difficile in mare, è stato molto difficile partire dalla Libia e stare in Libia, e poi il viaggio in sé è stato un grosso problema. Yeah, it was really hard in the river. E tu invece chi hai lasciato nel tuo paese di origine? Lui ha il padre morto, ma c'è ancora la madre in Mali, e una moglie e quattro figli. E se n'è andato dal Mali perché appunto c'era la guerra. E niente, ha detto, ho visto tanti posti nel viaggio, Algeria, Libia, però la tranquillità sono riuscito a trovarla qui. Il secondo step è quello appunto di questo colloquio con un operatore proprio legale, che mi spiegavate avvia il percorso poi per richiedere l'asilo politico. Allora, loro quando arrivano qui ad Arezzo, a seconda dei casi, con alcuni abbiamo fatto noi, li abbiamo portati in questura ad avviare le pratiche per l'asilo politico. Altri sono arrivati dalla prima accoglienza, che già avevano fatto tutta la parte della richiesta dell'asilo, però quello è solo il primo step. Dopo c'è tutta la preparazione del colloquio con la commissione. Quindi loro vengono seguiti da avvocati dell'ARCI che appunto simulano un colloquio con la commissione, perché non sia completamente nuovo quando verranno convocati, le domande che gli verranno fatte. Senti, gli fate seguire anche dei corsi di italiano? Sì, loro hanno un corso di italiano 3 volte la settimana, sono divisi in gruppi di 14 persone per rendere più fruttuoso il lavoro degli insegnanti, ovviamente. Una cosa vorrei puntualizzare, che uno dei nostri compiti principali è quello di contrastare l'idea sbagliata che loro hanno quando arrivano. Il fatto che la protezione internazionale non significa che loro per sempre avranno una casa, avranno del pocket money, perché al momento in cui la commissione deciderà che loro, sia che a loro venga concesso l'asilo politico o che a loro non venga concesso, l'accoglienza termina. Loro non avranno più una casa da noi, non avranno più pocket money. Certo, questo infatti è una delle cose più difficili, però si cerca di farlo ovviamente, e penso che adesso tutti abbiano ben chiara questa cosa, il fatto che comunque noi li accompagniamo in un percorso che a un certo punto però si deve forzatamente separare, nel senso che, e quello che noi vogliamo è che loro facciano una vita autonoma, che riescano possibilmente ad inserirsi in un tessuto sociale trovando un posto di lavoro e potendosi mantenere da soli. Siamo in chiusura di questa chiacchierata con Davide Faltoni, Caffè dei Costanti, Piazza San Francesco, Arezzo. Parliamo di migranti e ne abbiamo parlato in maniera, insomma, non provocatoria, cioè dando comunque degli spunti di riflessione. Ad esempio, io non avevo mai messo la testa su questa distinzione di cui, Davide, tu parlavi all'inizio, cioè tra appunto migranti economici e rifugiati politici, cioè che fa venire i brividi, sì. Fa venire i brividi, perché magari
la butto là, io potrei anche dichiarare un mio orientamento sessuale particolare che nel mio paese magari è perseguito, quindi divento rifugiato politico, pur non avendo magari qui. Quindi davvero ci si può prestare, sì, insomma, a giochi molto molto spiacevoli. Ma, Greta, ripeto, si sta parlando di numeri veramente ridicoli, perché si sta parlando di non di milioni di persone, ma si sta parlando di attualmente 100-150 mila persone che un paese come il nostro può accogliere e assorbire e integrare senza nessun problema. Certo, quello che hai detto te è la realtà delle cose, perché quando anche in questa materia si regolamenta, quindi si ha questa mania di fare leggi regolamentare, come si suol dire, fatta la legge, trovato l'inganno, perché evidentemente, come hai detto te, se io vengo da un paese in cui l'omosessualità è punita con la pena di morte piuttosto che un'altra condizione, penso anche alla condizione della donna, certo. E io dichiaro di essere perseguitato nel mio paese, evidentemente ho diritto all'asilo politico. Io ho negli occhi una trasmissione che ho visto un po' di tempo fa sulla 7, sulla condizione di sfruttamento di tutti quei bambini siriani in Turchia. L'ho quindi si parla anch'io. Di 500.000 di bambini, sì, di 5, 6 a 8 anni che vengono sfruttati per produrre le scarpe che poi mettiamo ai nostri bambini. Avevano le mani blu alcuni, addirittura, sì, fino all'avambraccio, ecco, completamente blu, perché lavoravano i jeans, insomma, io credo che noi dobbiamo assolutamente renderci conto, prima di tutto dovremmo, se possibile, l'Occidente dovrebbe fare in modo che nei loro paesi non ci fosse la guerra e quindi avessero le condizioni per vivere a casa loro, ma preso atto della situazione io credo che dovremmo veramente riflettere anche di accogliere queste famiglie con questi bambini, magari cercare di fare lavorare i genitori e permettere ai bambini di andare a scuola nelle nostre scuole, quindi apprendere anche la nostra cultura. E ripeto, perché quello che a me preoccupa è il dopo di noi, ok? Tra virgolette, sì, da poco è stata approvata la legge, qui dobbiamo cominciare fra un po' dovremmo preoccuparci di chi c'è dopo di noi, perché se in senso lato, dici ma te. In senso molto non lato, in senso molto generale, molto generale, perché questo popolo che non fa più figli da oramai da anni si dovrà chiedere se vuole un futuro, se vuole che ci sia qualcuno dopo di noi, oppure ci deve essere il deserto, perché molte volte ho l'impressione che molti ben pensanti contrari in maniera radicale all'immigrazione non si rendano conto che un popolo ha un futuro se ha un ricambio generazionale continuo e non certo se immaginiamo che con noi stessi debba finire tutto, non credo che ci sia un futuro. Allora, noi la nostra posizione l'abbiamo detta, l'abbiamo dichiarata, il nostro piccolo sasso, come sempre, l'abbiamo lanciato, speriamo che insomma crei più cerchi possibili in questo lago, non stagno, lago, che lo stagno poi dà un'immagine negativa in questo lago, perché io comunque voglio continuare a pensare in maniera positiva e continuare a pensare che l'Italia è un gran bellissimo paese. Ecco una cosa, guarda, vorrei aggiungere, che secondo me è molto importante. E questa accoglienza fatta tramite queste strutture, okay, quindi con questo contributo che viene dato per ogni singolo soggetto ospitale, io credo che dovremmo, suggerirei anche alle prefetture, sì, a tutti, di pensare a una forma di ospitalità diversa, ovvero selezionare delle famiglie disponibili ad accoglierne uno, due, a secondo delle dimensioni della propria abitazione, e affidarli a queste famiglie invece che metterli in strutture organizzate, che vanno anche bene, io non metto in dubbio, però io credo che se veramente li vogliamo integrare, li vogliamo trasmettere la nostra cultura, io credo che dividerli e metterli in ghettizzarli, perché poi bisogna usare questo termine. Queste strutture sì, li ghettizzano. Purtroppo, se noi selezioniamo delle famiglie, gli mettiamo a disposizione di queste famiglie anche la preparazione per poterli accogliere, e più il contributo lo diamo a loro, va bene? Io credo che
potremmo veramente arrivare. Allora, questa in realtà credo che sia una cosa già fattibile. Se non sbaglio, nel comune di Poppi noi avevamo intervistato proprio anche il sindaco, che era arrivato, diciamo, agli onori delle cronache proprio perché, insomma, era intervenuto in maniera molto netta su questo argomento. Alcune famiglie avevano dato la loro disponibilità, però purtroppo è davvero, insomma, un esempio su ma io credo deve essere la prefettura. Invece potrebbe essere con un bando seleziona forte, le famiglie, certo. Quindi le famiglie prima danno la disponibilità all'accoglienza, si fa un percorso di formazione, perché non è che si può accogliere così da impreparati, quindi si preparano, si selezionano, perché poi, insomma, neanche essere ci sia un controllo dove vengono affidati. È sicuro. E credo che quello sia una forma veramente forte di integrazione e dia delle opportunità enormemente maggiori. Bene, grazie allora a Davide Faltoni, grazie al Caffè dei Costanti. Grazie a Greta Settimelli. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con A Tu per Tu. Arrivederci. Grazie a tutti, buonasera.